Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, breve video sulla MotoGP perché c'è una notizia veramente molto curiosa e allo stesso tempo anche molto molto importante. Ragazzi, Francesco Guidotti, il team manager di casa Ducati Pramac, è stato protagonista di una vera e propria trattativa di mercato. Francesco Guidotti lascia la Ducati Pramac per approdare alla KTM, quindi un grandissimo colpo di mercato da parte della KTM che si procura e si assicura le prestazioni di uno dei team manager veramente più capaci e più bravi del mondo della MotoGP. Ragazzi, Francesco Guidotti non ha bisogno di presentazioni, è uno degli artefici della grandissima crescita in questi anni del mondo Ducati Pramac. È lui che ha portato comunque, sotto autorizzazione ovviamente di casa Ducati, ma è stato lui in primis il vero artefice della crescita della Ducati Pramac e anche della scelta dei piloti. Ha portato Jorge Martin, ha scoperto questo giovanissimo pilota dalla Moto2, l'ha portato con coraggio in MotoGP. È stato uno dei promotori della rinascita di Johann Zarco in casa Ducati e quindi del suo approdo in Ducati Pramac. La crescita esponenziale di questa moto è al 99% merito comunque della supervisione di Francesco Guidotti. KTM quindi, che al sesto anno di MotoGP, piazza un vero e proprio colpo di mercato, perché Francesco Guidotti era uno degli uomini più interessanti da prendere in trattativa dal mondo MotoGP. E infatti anche la Suzuki ci stava riflettendo all'acquisizione del ex team manager della Ducati Pramac, ma alla fine la KTM è riuscita appunto a sferzare il colpo. Io davanti ho qualche dato significativo su Francesco Guidotti. Per esempio, Francesco Guidotti è stato il team manager in casa KTM, quindi un ritorno per lui ai tempi di Marc Marquez in 125, quindi lui è stato l'artefice comunque anche della scoperta e della crescita ai primi anni anche di Marc Marquez, quindi sicuramente grandi grandi meriti per questo team manager. E poi la KTM non solo ha acquistato Francesco Guidotti, ed è la vera e propria notizia che andiamo a commentare, ma ha piazzato nel corso della scorsa stagione anche un altro colpo nell'organigramma della KTM molto molto significativo, ossia l'ingegnere Fabiano Sterlacchini. Sterlacchini è l'ex braccio destro di Daligna in Ducati, quindi sicuramente la KTM per il sesto anno sta provando a fare le cose veramente in grande, quindi attenzione, perché la KTM si è assicurata non solo un team manager di grandissima esperienza e un grandissimo acume per quanto riguarda la scelta dei piloti, ma anche uno degli ingegneri più importanti di casa Ducati. È anche particolare la loro scelta comunque di accettare una sfida come quella della KTM, perché in questo momento di massima esposizione del mondo Ducati, di massima potenza della Ducati in generale, con ben 4 moto, 8 piloti, veramente la Ducati sembra inarrestabile, la moto più competitiva del circus, ecco che un team manager preferisce comunque accettare una sfida molto complicata come quella in KTM, reduce comunque da una stagione molto difficile, e poi l'ingegnere Sterlacchini che lascia il braccio destro di Daligna, che lascia la Ducati e va anche lui ad accettare una sfida in KTM molto molto complicata. In tutto questo abbiamo anche il discorso, l'abbiamo assaporato poco, ma adesso lo esaminiamo un po' meglio, il discorso della Suzuki, perché anche la Suzuki cerca un team manager e sta provando in tutti i modi a riportare Davide Brivio dalla Formula 1 alla MotoGP, ma è una questione molto molto delicata e molto molto complicata. L'Alpine sta facendo in Formula 1 veramente grandi cose quest'anno e quindi Davide Brivio là per l'anno prossimo sembrerebbe comunque intenzionato a restare in Formula 1, perché per chi non lo sapesse l'anno prossimo sarà un anno cruciale per la storia della Formula 1, ci sarà un grandissimo cambio dal punto di vista regolamentare e quindi ecco che Davide Brivio sembrerebbe essere affascinato comunque da una prospettiva ancora di Formula 1 con l'Alpine, perché quest'anno comunque l'Alpine ha fatto dei risultati veramente incredibili. Tra i tanti risultati, la grandissima vittoria di Esteban Ocon nel Gran Premio di Ungheria, Ocon fra l'altro pilota
tenuto lì su quel sedile da Davide Brivio e quindi dato fiducia a Davide Brivio, a questo giovane pilota, e poi Fernando Alonso, podio nell'ultimo Gran Premio. Quindi stiamo parlando veramente di un Alpine che sta facendo degli ottimi risultati, e poi la prospettiva cambio regolamentare per la prossima stagione potrebbe essere un bel impedimento per la Suzuki per il ritorno a casa di Davide Brivio. Certo che i piloti della Suzuki, Mir e Rins, l'abbiamo sentiti comunque tante volte durante la stagione, vogliono un team manager, e quindi ecco che la Suzuki stava cercando di prendere proprio Francesco Guidotti, e quindi hanno provato in tutti i modi, ma la KTM si è assicurata veramente un grandissimo colpo di mercato, e quindi Francesco Guidotti è e sarà il nuovo team manager della KTM. Occhio alla crescita del progetto KTM, perché non abbiamo solamente due piloti interessantissimi in Tech 3A come appunto Raul Fernandez e Rémy Gardner, campione del mondo della Moto2, ma abbiamo anche una prospettiva di crescita grazie comunque all'ingegnere Fabiano Sterlacchini, che potrebbe veramente essere importante per la prossima stagione. Quindi KTM che alza l'asticella al suo sesto anno in MotoGP, e quindi Suzuki che deve rimboccarsi le maniche per cercare un nuovo team manager che molto difficilmente sarà Davide Brivio. Ragazzi, questo è il video sulla MotoGP, un argomento curioso ma comunque molto interessante. Adesso tocca a voi, ditemi la vostra nei commenti, mettete like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi a questo canale, e ciao a tutti da Domenico Versa.